paesaggi agrari dell'Italia contemporanea. Quanto nei capitoli precedenti siamo venuti rilevando, a proposito del processo di elaborazione dei principali tipi di paesaggio nel nostro paese, ci permetterà di tratteggiare più rapidamente, in questo capitolo conclusivo, le grandi linee di un panorama agrario dell'Italia contemporanea, osservato appunto da questo particolare punto di vista, dalle forme del suo paesaggio. È necessario rilevare, tuttavia, come mai, forse, quanto nel periodo in esame l'evoluzione di queste forme sia stata condizionata non solo da quella delle tecniche, ma anche particolarmente da quella dei rapporti di produzione dominanti nelle nostre campagne e più specialmente da certi risultati delle lotte che le masse dei lavoratori e dei piccoli produttori agricoli hanno combattuto per il loro riscatto sociale e per il progresso della nostra agricoltura. Un sia pur rapido cenno allo sviluppo di questi processi, per molti aspetti contraddittori, si rende pertanto indispensabile, al fine di chiarire la natura degli agenti che hanno avuto una parte decisiva nei più recenti sviluppi del processo di trasformazione e di rielaborazione del paesaggio agricolo italiano. Tra questi agenti meritano un particolare rilievo, lo abbiamo già avvertito, le lotte dei lavoratori e dei piccoli produttori agricoli, che per la prima volta, il quindicenne ormai trascorso dalla liberazione, le organizzazioni unitarie contadine hanno dimostrato di saper sistematicamente orientare non solo verso obiettivi rivendicativi immediati, ma verso la conquista di riforme di struttura capaci di assicurare uno stabile progresso sociale nel quadro di un'effettiva politica di sviluppo della nostra agricoltura. Tra i più visibili effetti che le lotte così orientate hanno avuto, nel senso di profonda trasformazione del paesaggio agricolo, si possono annoverare quelli riferibili alla pratica liquidazione, nella maggior parte del paese, del sistema agrario tradizionale a campi ed erba e di quello del maggese nudo, che erano restati, fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, caratteristici per vaste plaghe ad economia latifondistica della Maremma toscana e romana del Mezzogiorno e delle Isole, e che erano venuti anzi di nuovo estendendosi nel corso della guerra stessa. Sicché, ancora nel 1950, i seminativi a riposo coprivano non meno di 1.205.000 ettari, dei quali 190.000 nel Lazio, 365.000 nel Mezzogiorno, 516.000 nelle Isole, di contro agli 1.200.000 ettari del 29. Già nel suddetto anno 1950, comunque, il grande movimento per l'occupazione delle terre incolte e mal coltivate, legalizzato dai decreti Gullo, aveva ridotto in una misura imprecisabile, ma certo notevole, l'estensione dei seminativi a riposo rispetto a quella massima, e senza dubbio ancora superiore a quella del 29, raggiunta alla fine della guerra. A differenza di quello che, in proporzioni d'altronde più limitate, era avvenuto dopo la Prima Guerra Mondiale, tuttavia, in questo secondo dopoguerra, sotto la direzione delle organizzazioni contadine unitarie, il movimento di messa a cultura delle terre incolte non si esaurì in se stesso, ma si sviluppò in un grande movimento per la conquista della terra, i cui successi restano indissolubilmente legati al nome di Ruggero Grieco. Direttamente e indirettamente, questi successi hanno senza dubbio indotto mutamenti di carattere permanente, strutturale nella realtà economica e sociale delle campagne italiane e nel paesaggio agrario stesso del nostro paese. Basti considerare in proposito che, sotto la pressione di quell'impetuoso movimento di massa, le classi dominanti italiane non poterono esimersi, proprio negli anni di una già avanzata restaurazione capitalistica, dall'avviare una legislazione di riforma agraria, con la quale, sia pure in forme limitate e distorte, la proprietà latifondistica ha veduto in quegli anni l'estensione del suo dominio ridotta da 762.000 ettari, ormai in gran parte assegnati, a 109.000 famiglie di braccianti e di contadini poveri.